Sì, vabbè, ma non adesso. Troppo pieno. Buonasera, buonasera. E vai. Eccomi. Aspetta che c'è un maremma. E così. Non un maremma, dico, ma come parlo? Ma come parlo? Tutta la roba dei cavi. Ok. Allora. Vediamo un attimo. Allora, mi... È abbastanza bene, abbastanza bene. Voi? Tutto ok? Che si dice di bello? Adesso... Aspetta, eh. Ben arrivati, come state? Tutto ok? Oh, popo. Eccolo lì. Adesso mi connetto su Discord, che... Lo sai, ogni volta con la scheda d'acquisizione è un casino, perché devo staccare tutta la play, attaccare tutta la Switch. Così vediamo un attimo questo Pokémon. Ho fatto il tutorial e devo dire che parecchio caruccio, parecchio caruccio. Ho visto i Pokémon scelti, ho preso nel pack, cioè nel pack, la licenza base, che sarebbe appunto il tuo champion, che però è più simile a Batterite, più che un MOBA, da quel punto di vista, e mi va bene perché Batterite mi piaceva. Ho scelto Talonflame, giusto perché ho visto che c'era... Coso, quello che avevano introdotto da poco, che faceva da support con la cura. Quindi, hai cambiato le cose con i punti? Yes! Vedete la scelta? Vi piacciono le concine? Eh? Ta-ta-ta. Siete contenti? Vabbè, tutti insieme di solito portare il paradosso di zero. Adesso. Come va? Come va? Quindi, sì, ho messo le robe apposta, ragazzi. Così potete usarle. Scegliete nel momento un po' più adatto in cui possa espletare, no? Siete contenti? Ovviamente da 10.000 punti c'è chiama Sir, ovviamente. Cavi di quella lì per lui l'avevo trovata l'iconcina del telefono, però a volte non si trova corretto. Però almeno le abbiamo messe, è andato molto molto caruccio. Quindi spero apprezziate. Aspetta un attimo, che lui sistema un attimo delle robe su Streamlabs OBS, ci sono. Allora, che mi raccontate? Visto i video di oggi, è uscito il primo video sulla DC Comics di Flash e abbiamo parlato anche di... Vabbè, oggi abbiamo parlato di antieroi. Domani sto già pensando appunto alla tematica della live di domani. E abbiamo parlato di Ghost Rider, visto che quello lì è piaciuto abbastanza. Perché è una roba abbastanza richiesta. Fammi controllare che qua ci sia tutto. Sì, riapro anche la live. Nemmeno mi lagga la live. E non dipende da me, perché io quello che vedo su schermo lo vedete anche voi in live. Quindi... Prova a refresciare un attimo. Infatti mi sto aprendo anche la mia stessa live. Sto facendo un po' tutto di corsa perché ogni volta scollegare la Switch con la Play... No, non lagga. A me non lagga, perfetto, perfetto. Bello comunque come si vede. È l'unico modo con cui diciamo gioco la Switch a TV sono le live. Perché io gioco solo in dock, cioè in portatile. Non attivo mai tipo stile televisione. Quindi questo sarà l'unico modo con cui giocherò più o meno stile televisore, sono le live. Però appunto ci stava a provare Pokémon, visto che c'era Sir che voleva provarlo, ho detto va bene, perché no. E niente. Che mi raccontate di bello? T'ha posto? Ah già, c'ho ancora Filmora aperto dai video di oggi. Vabbè, ma tanto li ho finiti. Vabbè. Sì, perché ho già preparato i video di domani. Ve li spoiler un attimo, dai. Così magari vi faccio vedere un attimo live e poi mi collego su Discord. Allora, domani cosa esce? La convenzione Pokémon Unite lo vediamo insieme. Io ho fatto giusto il tutorial per poterci invitare in partita. Tra l'altro, Serbi, devi dire se ci dobbiamo collegare con il codice amico o il codice del gioco. E solo per quello. Lo vediamo. Ben arrivato, Manu. Allora, domani uscirà la seconda parte dei Young Avengers, quindi dove spiego gli altri membri, e l'altro video, quello su Iron Fist. Ok, sono andato a rivederli un attimo così sapete cosa vi attende domani. Serve il codice del gioco, perfetto, adesso tanto ci mettiamo in vocale, così vediamo un attimo. Però sembra caruccio, sembra caruccio. Perché mi ha... Ah no, ce l'ho lì, Discord, ok.
Quindi domani escono di nuovo gli Young Avengers per raccontare gli altri membri di cui non ho parlato nella prima volta. Quindi la seconda parte fondamentalmente è appunto è parte 2. E poi Iron Fist. Spieghiamo un attimino chi è Iron Fist e raccontiamo un attimo chi è. Siete contenti? Eccomi. In che senso che tipo di gioco Eccomi. è Mi sente Zagor? Nemmune? Salve, salve. Perfetto. La sento, la sento. Allora, vedo un Perfetto, attimo anche dalla vedo live con il gioco, perché giustamente essendo da Switch io. dovrò Ok. abbassare un po' tutto. Vai, vai, faccia, Quindi faccia. dov'è l'impostazione qua del menu? Pokémon Shop Event? No. Come apro l'impostazione? Così? Non so, sai, non le ho proprio Ah, cercate. setting trovato. Sì, io l'ho vista, l'ho vista. Beh, ovvio che l'ho vista la serie di Iron Fist, assolutamente. Anche lì non c'entra niente col personaggio, purtroppo. Quando mai? Purtroppo lì è quello che hanno un pelo rovinato, che soprattutto nella seconda si fa talmente tante pippe mentali che non corrisponde in nessun modo ad Annie, visto che lui è un personaggio molto carismatico. Cioè, è un simile Spider-Man per certi Sei vero, versi, Giorgio. e quindi... no, tanto ce l'ho qua. Ok, come ci invitiamo? Come creiamo un party? Come si fa? Io non so niente. Tutto io, ora faccio tutto io, non si preoccupi, non si Perfetto. Io preoccupi. nei Pokémon iniziali ho preso Talonflame. Ho detto, vabbè. Ok, io ho preso Charmander. Ok. Perché in realtà avrei voluto prendere coso per fare il support, però visto che non, ancora non ho ben capito, ho detto prendo uno veloce, si sa mai. Sì, ma hai fatto benissimo, ti spiego bene tutto. Perfetto. Ragazzi, fatemi sapere un Ovviando. attimo dalla chat anche come si sente Sir, se è bassino o meno, e sistemiamo subito. Perché io effettivamente il gioco lo sento abbastanza alto. Stranamente. Quindi magari me lo Allora. abbasso un po', voglio sentirti chiaro. In che senso, Zagor? Non ho capito. Ma devi capire che le persone che stanno da me adesso sul gruppo Telegram sono molto... Gli appassionati di comics che vogliono la Marvel, mettiamola così, quindi se magari non ti seguono tanto per Zagor, non ha, è un pelo normale. Poi ne parleremo. Allora, secondo me la serie dobbiamo staccare dal fumetto, perché tanto lo sanno mai come il fumetto. Sì, però Punisher, come vi Però dicevo... non scordiamoci, scusa Nem, che Certo. senza i fumetti queste serie non esisterebbero, quindi va Assolutamente, bene assolutamente. scinderle, ma pure fino a una certa a volte, secondo me. Infatti, volevo spezzare una lancia a favore col fatto che, ve l'avevo detto anche l'ultima volta in live, uno dei punti iniziali per Daredevil è The Man Without Fear di Frank Miller e Joe Romita Jr. E fate conto che la prima stagione della serie è così, è proprio così nel fumetto. Quindi Iron Fist da un certo punto di vista è stato rovinato nella seconda perché è talmente lenta, lui si fa talmente tante pippe mentali che non corrisponde al personaggio. Poi va bene che è la serie tutto, il problema è che è palloso da vedere, a Simone, mi prescindere. fa un favore, lei? Lei continua a parlare nel mentre prema X, vada prema semplicemente X e vada sul suo profilo, così io mi esce il codice amico e l'aggiungo. Ah, ok, allora dobbiamo fare col codice Su, amico. su, sì, esatto, Perfetto. c'è il codice amico del gioco. Assolutamente sì. No, quello del gioco, non quello della Switch. Ah, non quello del gioco. Ah, No, 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 ok. tu premi X nel menu, praticamente. Sì. E Aspetta, ora ti dico che lo sto facendo dove anch'io. vado? Prince? No. No, ora te lo dico. Un secondo, Sì, sì, lo come so. no? Ah, c'è la ricompensa del giorno. Io l'ho presa, erano i coin, tipo. Ah, c'ho un'email. Magari Non mi sono dà... io. L'email è un personaggio, lo prenda. Ah, Ah, no, allora... scusami, devi premere L nel menu. E basta che premi L, poi ti aggiungo Mi io. danno 0 ora? Comunque, sì, che tra l'altro Madonna! questa è un'esclusiva per la Switch. Perché tra un mese il gioco arriverà su Android e iOS, ma non avranno 0 ora. Bomba, bomba. Io l'ho preso nei DLC di Pokémon. Fantastico, lei prema L, L. semplicemente. Esatto, e stia fermo qua, io adesso la aggiungo. Perfetto, ok. Allora, ragazzi. Dov'ero? Ah, sì, è Esatto, HYR0QLF. ora le Ti manderò la chiedono quali richiesta. sono comunque le storie peggiori di Batman. Le storie peggiori. Allora, secondo me una delle storie più brutte di Batman, Sì, lo faranno canonica, su Android, ragazzi. Sì. parliamo di roba canonica, perché se no Ma cambia penso in generale rispetto. cosa hai letto che non ti è piaciuto. Allora, in realtà che non mi è piaciuto, sinceramente, se magari sembrerà una roba da fanboy, ma quasi nulla. No, mi rimetta la scritta, Nem! Mi rimetta Ah, la scritta! giusto, giusto, scusami, Scusi, scusami. scusi. No, sì, figuri.
Ok. Ma se devo dire un Batman che non mi è piaciuto molto, è il Batman del Cavaliere Oscuro colpisce ancora. Ah, quindi The Dark Knight 2. Esatto, il prequel. Io non so se le è piaciuto, ma a me quel Batman ha fatto veramente schifo. Sinceramente. Per fortuna poi su Razza Suprema si è ripreso. A me non è dispiaciuto, però ovviamente non prende lo spirito adatto del primo. Ah, signor Rem, adesso lei deve premere X. Da qui, dal profilo? Sì. Persona no, no, torna indietro. Torna indietro. Premi X. Sì. Vai su Friend. E dovresti avermi aggiunto. C'è la prima tacchetta Friend, e se premi più, c'è Requets. Premi più. Accetto. Olè. Ho spammato il link anche sul gruppo del Sir. Grazie, Ciruzzo, grazie mille. Sì, comunque lo faranno. Poi io che immagino che lei possa fare il party allora. Sì, ora faccio tutto io. Comunque, sì, appunto, anche io mi ricordavo che in realtà dovevo uscire in estate poco come United, ma tra tutte le robe mi era proprio sparito di mente. E lo faranno poi appunto su Android. Ma perché, ripeto, provando anche il tutorial, si plasma bene comunque sul touch. Gli date le direzioni al Pokémon. E attaccate stile MOBA. Ma adesso comunque lo vedremo meglio. Però è caruccio. Sì, diciamo che a me piace molto il fatto che sia, tra virgolette, molto meno tattico di LoL. Nel senso, non ci sono gli oggetti che rompono le palle. Sì, ecco, quello è vero. E alla fine, cioè, per carità, chi gioca a LoL ama quelle cose. Ma a me fanno schifo. Nel senso, non è che mi fanno schifo. Però preferisco molto un gioco così, che sotto questo punto di vista è molto più arcade. Cioè, se tu non sei skillato, perdi. Cioè, non è che magari c'hai il personaggio semplicemente più forte, come può essere appunto su LoL. Io sono una donna, Ciruzzo. Sì, ma perché, ragazzi, cioè, se voi dovete giocare... Io faccio sempre personaggio donna. Se voi dovete giocare a un videogioco e vedere un personaggio per svariate ore, che abbia le tette. Io cerco di sempre crearvi una mia interpretazione all'interno di quel mondo fantasioso. Quindi mi adatto all'interno. Fortunatamente a livello, diciamo, caratteriale cerco quella cosa. Poi esteticamente... Allora, okay. Un secondo, nemmeno che sto attaccando i pad, Sì, prendendo il joystickino. Ok, allora, che ti serve sapere? Così ti do qualche dritta, prima che startiamo. Non lo so, a parte... Cioè, adesso noi che startiamo la partita, allora, utilizzo sempre Talonflame o... Cioè, il mio solo Pokémon. Parti da un presupposto. Quando giochiamo, se ti rubano il Pokémon, per esempio, tu non puoi prenderlo. Ah, ok, vabbè, c'è il picco, ok. Esatto. Sì. Quindi, io ti consiglio intanto di provare più personaggi. Cioè, il crossplay lo faranno sicuramente. Molto probabilmente sì, dai, si plasma bene. È un po' come Pokémon Home, ragazzi. Alla fine c'era anche su Switch per farti trasferire i Pokémon. Esatto, e praticamente quindi come funziona nel mondo? Anche Zero, sì, è vero. Io ti consiglio, per esempio, intanto di provare tipo Bulbasaur, perché stanno in rotazione, quindi ci sono i personaggi in rotazione che puoi provare. Subito, prova subito. Tipo Bulbasaur, roba così. Subito, e ogni personaggio subito. Ovviamente ha una sua... c'è quello da distanza, c'è il tank, tipo Snorlax è un support della Madonna. Machamp ha detto che è fortissimo come tank. Machamp è fortissimo. Quindi una cosa però molto... che io ci ho messo un giorno letterale a capirlo, proprio un giorno a capire questa cosa. Circa. Ci hai fatto caso che tu con R e con ZR fai le varie mosse? Sì, che poi dopo con le frecce puoi cambiarle. Cioè bravissimo, con le frecce tu le evolvi, quindi dopo tu sceglierai, per esempio io gioco con Ninetales di Alola, bello. Posso scegliere o di dargli il raggio di ghiaccio, per esempio, o di dargli il muro che blocca. Quindi ogni personaggio, diciamo, ha varie build. Quindi è quello che ti volevo chiedere. Quindi non ci sono gli oggetti, ma le abilità sono solo su quello. Dreadbuster, grazie mille del follow. Benvenuto. Grazie, benvenuto. Quindi anche questa roba è importante. Nel senso, poi troverai il personaggio. Allora è più simile a Batterite. È più simile a Batterite. Perché non aveva gli oggetti, ma aveva l'abilità. È un simil moda. Non so cosa sia, però sì. Cioè, è simil moda d'arena. È molto simile. Sì. Tra l'altro ci sono soltanto due lane. Ok. E non so se hai visto il fatto del canestro. Ah, sì, me l'ha fatto nel tutorial, perché mi ha dato Charmander, si è evoluto con il livello e sono diventato Charizard. C'è Greninja! Mio! No, è troppo difficile. Allora Zerola. Bellissimo. Zerola è uno dei personaggi più forti di tutto il gioco. Lo so, ma ho visto Greninja e mi sono emozionato. Però c'era scritto hard da master, no, quindi no. Tra l'altro Greninja dovrebbero darlo, se non sbaglio. Ma ad esempio, scusa, se prendo Greninja, quindi non c'ho Froakie, è direttamente Greninja, non fa le evoluzioni. No, sì, c'hai sempre quella prima, però qua troviamo la finale. Greninja, tra l'altro, non lo shoppare,
perché te lo danno per il 14° giorno di entrata. Ah, ok, ok. No, ma adesso non comunque non li avrei comprati, avrei comunque provato quelli bene o male che c'erano in rotazione, come dicevi te. Certo, quindi... certo. Sì, comunque... Poi io già ho deciso di comprare il pass. Vado, torno a vedere Batman Ash, se mi viene tipo perché prendi i punti per chiamare Sir. Va benissimo. Grazie comunque, grazie. Sono contento che possiate usare adesso i punti, quindi mi raccomando, se volete poi usarli, li ho messi. Ci sono appunto anche l'iconcina Spider-Man e Wolverine, mi raccomando, usateli con cioè, usateli bene. Che bello, cazzo, Gengar. Io ho preso Greninja, ma non volevo, non lo so usare, mannaggia Giuda. Io non lo so. Ho sbagliato tasto. Se giocherete a LoL, voglio giocare anch'io con voi. Sì, sicuramente, sicuramente. Noi qualche volta avevamo giocato a LoL insieme, anche in live. Esatto, facciamo una cosa, vieni in top con me. Vengo in top. Allora, ovviamente farma, la cosa più importante è farmare, perché se ti fai i minion sulla mappa fai esperienza con l'esperienza a livelli. Ok. Quindi farma. Poi quando arriverai a livello 3, vedi che tutti noi abbiamo degli oggettini vicino al personaggio, quando arriverai tipo a livello 3 l'avrai anche tu. Ok. E sarà un oggetto che attiverai con un tasto apposito, che ti darà dei bonus. Perfetto. Ok, io non so come giocare, eh. Cioè non lo conosco sto personaggio. Ok, quindi vengo su, sostanzialmente, sì. Ok. Allora, abbiamo pure Snorlax, buono. Ma per quale piattaforma? Non lo prendere, prendi uno di questi due, Ok, prendo questo qua. Ah, però bello graficamente, mi piace. Cioè, graficamente è bellissimo. Graficamente è molto bello. Ah, già, giusto che allora, tu sei coso. No, lui no. Occhio a non fightare, occhio a non fightare subito perché... Prova a scatti il gioco. Perché se fai di subito ci scannano. No, non mi dire che la scheda acquisizione mi sta dando problemi. Io lo vedo fermo. Lo vedi fermo? Aspetta che refresho la live. No, la scheda acquisizione mi dà problemi. Sì, mi sembra una stella marina spaziale. Ben arrivato, droid. Porca miseria, no. Però adesso sono Super Switch, ragazzi. Lo stiamo massacrando. Prendiamolo. Prendiamolo, sarebbe bello. Io vedo tutto nero. Mi si è andata via la. Ah, lei non vede nulla. Sì, mi sta andata la scheda acquisizione. Ma mi dà un po' di questa cosa. Sappia che ha appena fatto un assist. Che bello, sono contento. Perché se ti suoni tutti, ma non vedo niente. Come mai? Perché mi dà sempre problemi? È il bello della diretta. È il bello della diretta, però qua mi toccherà avere un computer. A chi lo dice, signor Nem? Ah, porca miseria. Oh. Chi lo dice? Adesso... Porca. Come torna alla base? Freccia in giù. Sì, perché sto vedendo dallo schermo piccolo della Switch. No, ragazzi, non è il fatto che vada alla cieca. Come vedete, il gioco io lo sto comunque vedendo adesso, vedi? Questa è la Switch base, perché non lo so, funziona così. Il problema è che adesso non so come, mi è proprio... Non dico crashata la scheda acquisizione, però proprio non vedo nulla da Streamlabs OBS. Ha smesso proprio di funzionare il capturing della live. Non so come mai. Perché OBS fa schifo. E il bello che è il problema è che non dovrebbe dare questo problema a quella della Switch, il collegamento con Switch, perché è l'unica che va decentemente. Sì, È l'unica, sì, perché me lo fa subito instant, ma adesso proprio non va. No, se sicuramente lei adesso riuscirà ad aggiustare, Nem, sicuramente. Credo che debba riavviare il computer. Lo faccia. Riavvio, ragazzi, scusate.